Possiamo definirlo un anno zero del Carnevale spezzino, che quest'anno ha l'obiettivo sì di animare la città, le principali piazze, ma anche quello di ripercorrere un po' la storia della nostra città, perché il Carnevale alla Spezia ha davvero una testimonianza culturale davvero antica. Sì, assolutamente sì, è stato inaugurato nel 1859, recuperare anche questa parte di spezzianità è un elemento importante per far divertire tutti i bambini, per far divertire i genitori, ma anche per recuperare la nostra storia, la nostra cultura. Questo è un appuntamento che sarà uno dei tanti per recuperare la storia di Spezia, che nasce prima nel Medioevo e poi fino ai giorni nostri. Vorremmo proprio far rivivere queste emozioni, questa cultura e le nostre radici. Quasi due mesi di festa grazie al Carnevale spezzino. Si partirà sabato 28 gennaio, ci saranno eventi sparsi in tutta la città fino al 19 marzo. Ecco, quali saranno gli appuntamenti più salienti? Esatto, allora incominciamo appunto domenica 28 gennaio alle 17.30 con l'inaugurazione presso il Museo Etnografico della nostra città di una mostra dedicata appunto alla storia del Carnevale spezzino, che ricordiamo il nostro Carnevale è molto più antico rispetto addirittura a quello di Viareggio, infatti risale al 1859 mentre quello di Viareggio è del 1871, quindi cerchiamo di valorizzare proprio la nostra storia. Quindi dicevamo mostra presso il Museo Etnografico, che partirà domenica prossima e starà attivo fino al 19 di marzo. Nel frattempo l'11 febbraio ci sarà l'evento clou costituito dal Carnevale vero e proprio, con due sfilate che partiranno dalle ore 14, faranno piazza Brin e piazza del Mercato, e sempre alle ore 14 in contemporanea piazza Verri e piazza del Mercato. Piazza del Mercato diventerà una sorta di cittadella del Carnevale vero e proprio, ci saranno i banchi gastronomici del circo di piazza del Mercato stesso, ci sarà un palco dove alle ore 15 inizierà un vero e proprio concorso mascherato riservato ai bambini da 0 a 12 anni, dove appunto potranno sfilare su questo palco, poi ci sarà un'apposita giuria che appunto li valuterà e poi ci saranno ricchi premi per tutti, quindi una giornata all'insegna della spezzinità. Infatti la sfilata la aprirà il Battistone Maia, che arriveranno in carrozza come avveniva appunto secondo la tradizione spezzina. I vestiti e le Battistone Maia sono stati realizzati dai ragazzi dell'Istituto Domenico Chiodo, che in base ai disegni alle figurazioni della metà del 1800 hanno popolarizzato, ricostruito i vestiti che verranno indossati il giorno del Carnevale.